Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su RimWorld. Allora amici, vi faccio un breve riassunto di quello che ho fatto non off camera, bensì avevo registrato un gameplay di 1 ora e 10, giù di lì, ve lo siete risparmiato perché a fine gameplay ho scoperto che non mi aveva registrato l'audio. Non vi dico i santi che ho interpellato, ne ho inventati anche di nuovi perché quelli avevo finito, quelli reali, e quindi ne ho dovuti inventare di nuovi e sono successe un casino di cose che cercherò di assumervi molto molto velocemente. Jacopo, purtroppo sei messo male come sempre, ti massacrano in ogni gameplay, è successo l'ira di Dio, qua sei in ospedale mi sembra per degli incendi che erano scoppiati qua perché c'è stata una tempesta senza, diciamo, senza pioggia, una tempesta di fulmini, e quindi mi aveva fatto degli incendi insomma belli pesanti e hai preso fuoco. E poi c'era stato anche l'attacco di un trambo, come cavolo lo si chiama, che ho ucciso e ho beccato anche il corno, peraltro anche un fottio di carne. Come vedete abbiamo 413 carne di trambo, quindi ne ho veramente veramente tanti, quindi da quel punto di vista è andato bene. Per il povero Jacopo un po' meno, che l'ha un po' massacrato. Comunque vabbè, ti stiamo curando Jacopo, quindi non ti preoccupare che te la caverai anche questa volta. Poi cos'altro ho fatto? Ho creato altre stanze qua dove stanno già facendo lo smooth floor, quindi il pavimento quello levigato bello. Ho fatto l'inceneritore, il crematorio insomma per i cadaveri, questo è già fatto, vabbè ho messo un po' di luci, un po' di cose, per cui anche da questo punto di vista direi che è andato tutto bene. Ho anche ripulito un bel po' la colonia. Poi una cosa che ha avuto una parte importante in quel gameplay, che purtroppo non posso pubblicare perché è un film muto praticamente, è stata che ho provato a fare una carovana. Grazie ai vostri consigli mi avete spiegato finalmente come funziona la storia delle carovane, perché di default, ragazzi, occhio, perché di default nel gioco, adesso vi faccio vedere la mappa del mondo, si può andare solo dove ci sono già altre fazioni, quindi nel mio caso molto molto lontano, perché per viaggiare dalla mia base, che sarebbe questa, a qua ci impiegherei veramente veramente un fottio di tempo. Cosa bisogna fare? Bisogna semplicemente andare nelle opzioni, ve lo faccio vedere, e in questa opzione qua, numero massimo di colonie è settata di default a 1, la dovete aumentare a quanto volete, il massimo è 5. Facendo così praticamente noi possiamo viaggiare anche vicini alla nostra colonia che già abbiamo e fondarne una nuova. Naturalmente io in questa colonia, questa è la mappa della colonia nuova che ho fondato, ho mandato solo la povera Paulette, la nostra vecchiettina, a raccattare materiali. Come vedete le stavo facendo anche costruire, dove cavolo è, eccolo qua, l'avevo visto prima, l'ho fatto costruire giusto un letto di fortuna, le stavo facendo costruire un magazzino, un minimo di magazzino e una sorta di riparo giusto per la notte, e qua l'ho fatto scavare un bel po' di roba che ho già portato via perché ho trovato un sacco di compact steel, insomma un fottio di cose. Qualcosina mi è rimasta, perché vedete di steel ne ho ancora 416, perché poi ho fatto andare solo lei accompagnata da un mafalo, quindi potevano portare poco peso, quindi è tornata indietro mi sembra un 200 di steel e un po' di componenti che ho trovato peraltro sempre subito qua, mi sembra 6-8 componenti, e comunque è andata bene perché sono riuscito a farla andare e tornare sana e salva, e quindi abbiamo anche questa nuova colonia. Quindi a questo punto ovviamente in questa nuova colonia adesso ci manderò anche poi altre persone in modo da recuperare insomma tutto lo steel che ho fatto scavare alla povera Paulette, l'ho lasciata in giro 4 giorni. Comunque ve lo faccio anche rivedere, scusate che ritorno un attimo sul mondo. Per fare la carovana basta che voi fate form caravan, vi compare questa schermata, qua andate a scegliere i coloni che andranno a far parte diciamo della spedizione, qua potete anche mettere degli animali ad accompagnare appunto le persone, vedete che hanno un boost se sono anche addestrati diciamo al trasporto, perché possono portare ovviamente più cose, quindi ad esempio questo mafalo può portare 70 kg, questo ne può portare anche lui 70, adesso ne ha solo più 4 disponibili, in realtà non so ancora il motivo, forse non ha ancora scaricato, perché questo mi sembra che è il mafalo che accompagnava appunto la nostra Paulette. Comunque poi vabbè, i vari animali possono anche appunto trasportare
della merce, per cui possono anche dare una mano. Qua scegliete gli item che vi volete portare con voi e qua configurate l'uscita, quindi la direzione di uscita dalla vostra colonia, quindi se devono andare a nord, a est, a sud o a ovest. E poi fate ok. Dopodiché qua andate a scegliere col tasto destro l'esagono in cui volete mandare la vostra spedizione. Quando arrivano vi comparirà qua un'opzione in blu, cliccate su ok e vi verrà praticamente fondata una nuova colonia. Quindi tutto qua. L'unica cosa che dovete fare appunto è ricordarvi di abilitarla nelle opzioni, perché se no non ve la fa fare, perché di default potete avere solo una colonia per volta. Quindi occhio a questa cosa. Escape pod, abbiamo una nave che si è schiantata. Vediamo chi è che c'è. Dax, vediamo chi è questa Dax. Femmina, 49 anni e non è male. Sparare è una pippa. Ok, combattimento ravvicinato è buona. In costruzione buona, in tutto il resto no. È incapace di intellettuale artigianato, ha un meno 2 addirittura sullo sparare, quindi questa proprio le armi da fuoco se le scorda. Ha una voce orribile, praticamente, una voce bruttissima, che quindi le dà insomma una negatività comunque nel rapportarsi con gli altri. Sinceramente fa abbastanza schifo questa qua, però io eventualmente potrei anche magari mandare qualcuno... Dove cavolo era mo questa? Oddio, ma me la son persa. Vabbè, anche se schiatta, chi se frega, perché faceva veramente schifo. Non so dove cavolo è cascata. Porca miseria. Mo valla a ripesca. Non è che mi è cascata dentro la mia colonia, eh? No. Qua non c'è. Forse era qua? No. Vediamo un po' dov'è. Ah, qua tra l'altro hanno anche delle medicine ancora da prendere. Questa assolutamente adesso li devo mandare a prendere. E qua abbiamo anche del pemmican che devono andare a recuperare. Non so questa dove cacchio è cascata, ragazzi, ma me la so persa. Caccia la miseria. Ma si può. Paulette, cosa stai a fa? Riposa con gli altri. Mangia fin meal, Aurora, resting. Ah, ok, sta andando in ospedale. Allora, andiamo un attimo avanti veloce il tempo. Allora, ok, dai, vediamo di recuperarla. Questa tizia, mi ricordo dove cacchio sta. Era qua comunque vicino all'acqua. Ma non era tipo qua? No. Ragazzi, mi son perso la tizia. Avevo se non la ritrovo più, pace. Mi ricordo che era lì vicino all'acqua, quindi deve essere necessariamente qua. Ma io non la vedo più. Vabbè. Senti, sti gran cavoli, oh. Vabbè, tanto comunque faceva schifo, quindi non è che ci abbiamo perso un granché, sinceramente. Però io mi ricordavo che era là. No, bordo mappa ovviamente non c'è. E era lì vicino all'acqua, Poi magari ce l'ho sotto il naso e non la vedo, però, oh. Mucca incinta, bene. Bene, bene, bene. Allora, do un'ultima occhiata, ragazzi. Vabbè, se la vedo bene, se no sti gran cavoli. Tanto, come detto, faceva anche schifo, quindi fa niente. Non è tutto sto problema, sinceramente. No, non la trovo più. Vabbè, vai a quel paese. Sciopa. Allora, Jacopo ha il rischio di crollo mentale. Vabbè, curato è curato, ha un dolore acuto e lo so, Jacopo, purtroppo sei sfortunato, so che dirti. Purtroppo sei veramente, veramente sfortunato. Allora, aspetta un attimo che si sveglino, sta facendo le zozzerie, chimp. Allora, dai, li facciamo svegliare tutti un attimo, perforando. Ok, chimp, quando è finito di mangiare... Si fuma un cannone, va bene, prende latte a mufalo 1. No, portami via prima queste medicine, va, perché sennò qua ci vanno tutte a male. E direi che non va bene. O meglio, non lo vedo più, o che mi è sparito. È stato un bug e non la vedo più sta tizia, perché... Cioè, per davvero, ragazzi, non... Boh.
Vabbè, allora questo ce lo prendiamo che è carne fresca, assolutamente ce la prendiamo. Chimp, trasportando, ok, l'hai già prese chimp, sì, bravo. Mettimi via le medicine che sono essenziali, dopodiché, dopodiché, cavolo era quel... Oggi mi perdo tutto, eh. Quello lì morto, dove cacchio era? Ah, qua. Vabbè, c'ho anche questo. In realtà no, era un altro, ma va bene, dai, iniziamo a prenderci questo. Squid. Ah, no, ok, lo sta già facendo Squid. Oh, bravo, va bene, dai. Lascio fare a loro. Ok, dunque, quindi una mucca incinta e va bene. Qua gli animali. Volevo un attimo vedere il mafalo, ad esempio, il training. Non lo possono fare. Qua non lo possono fare. L'altro mafalo. Mafalo 1. Mafalo 1. Social training. Anche questo non lo può fare. Incinta. Ah, anche questa è incinta. E peraltro pure. Ok, ha un occhio messo malissimo sto mafalo. Vabbè, trainami intelligence advance. No, quindi questo non posso. Non posso purtroppo addestrarli al trasporto. Le mucche neanche. Posso farlo solo con gli husky. Sì, con gli husky e mi sembra anche forse con i Labrador. Va bene. Allora, Lolita. Perché tra l'altro vedo che lei che. Lolita. Mafalo. Lolita Letia. Però io in realtà l'avevo dato adesso a Chimp dove cavolo è? Hunt Handel Warden Handel, esatto. L'avevo dato a Chimp. Sì, lo farei fare a lui, sinceramente. Eruzione solare, eccola là. Va bene, va bene. Quindi adesso in realtà un po' di risorse l'abbiamo. Tant'è ecco che nel gameplay, quello lì famoso muto, che mi è rimasto muto, ho fatto anche i Vitals Monitor. Questi qua servono tantissimo per far recuperare prima, appunto, energie ai nostri coloni. Cosa assolutamente fondamentale. Cosa vuoi, Lolita? Cosa c'hai? Ah, di tutto ha. È stata insultata. Shared bedroom? Ah, perché lei divide la stanza, è vero. Con chi la dividi? Lolita, ma non è vero, Lolita, sei qua, sei da sola. Probabilmente ha dormito con qualcuno prima. Perché adesso sei da sola, per cui. Adesso pian piano dovrebbe aumentare. Però fai così, magari Lolita. Posa quello e vatti a fumare un cannone, va, dai. Fumati un attimo un cannone così almeno si ripiglia un attimo. Intanto ho messo Aurora a fare altre medicine, così adesso ne abbiamo 33, per cui io direi che per adesso ne abbiamo. Per cui lascerei un attimo stare per il discorso medicine, di modo che vada a fare altro. Così almeno può andare a fare dell'altro. Probabilmente finirà di fare queste e poi sarà libera di fare altro. Ah, ok, qua intanto ha finito. Quindi gli mettiamo questo, questo e questo. Ah, forse intendeva shared room per quello, perché era aperta? Può darsi. Non lo so. Può anche essere. Aurora, mo che stai a fa? Drink una birra, va bene. Buona bevuta, che te devo dire. Allora, tanto qua la nostra Crystal potrebbe anche finire di fare la scultura. Poi qualcuno mi ha consigliato di fare delle altre batterie. Sì, assolutamente sì, un'ottima idea. Perché comunque ci possono servire. Una lepre si è tamata da sola. Sti gran cavoli. Non è che ci serva a granché la lepre. Ne faccio altre tre per adesso di batterie.
Allora, come animali, io la lepre, mi spiace, ma sinceramente la seccherei. Fermi tutti perché c'è un raid. O oh, raid. Dove cavolo è la lepre, Pulcino? Mucca, mucca. Boh. Non lo so, oggi ragazzi mi stanno a sparire le cose. Negli animali non ce l'ho. Gallina, gallo, gallo, giovane gallina. Questi sono tutti pulcini che sono cresciuti e quindi anche qua faranno un sacco di. O che è già stata seccata la lepre. Vabbè. Chi se ne fotte, insomma. Ma arrivano col droppo. Ah, no, ma c'è un raid nell'altra colonia. Ah, ma chi se ne frega. Ah, un raid di sto coso. Ah, beh, fammi il raid, non c'è nessuno qua. Perché ovviamente avendo adesso due colonie, chiaramente ci arrivano gli avvisi anche dell'altra colonia, anche se in realtà non c'è nessuno. Questo ci distrugge le cose. Sti gran cavoli, vabbè, tanto qua mi serve solo per andare a prendere le risorse, quindi non ce ne può fregare di meno. Ah, a meno che, è vero, la tizia mi sa che era arrivata qua. Mi sa che stanno arrivando qua, è vero, perché qua gli avvisi ci arrivano anche in questa colonia. E allora ecco perché non la trovavo la tizia. Era qua. Fai andare a vedere. Sì, ma sicuramente era qua. Allora, qua l'acqua c'è solo di qua. Quindi sicuramente era qua da qualche parte. Poi adesso probabilmente sarà pure schiattata. Perché è passato un bel po' di tempo. Sì, sicuramente era qua. E è vero, perché io sì, mi sono dimenticato che probabilmente era qua perché c'è del sangue, infatti. Mi sono dimenticato di dirvi questo, che comunque adesso praticamente ci arrivano i doppi avvisi, avendo due colonie. E quindi è normale che sia così. Esatto. Però non vorrei fare abbandona colonia perché comunque mi serve, come detto, per... solo che no, più che altro sul raid. Vabbè, niente, fai così. Abbandona. Ah, la lepre 1 è serata amata di là. Ok, conferma. Boh, oh, così almeno mi spariscono gli avvisi. Tanto qua ci rimane il segno di dove eravamo. Quindi comunque ci possiamo tornare. Ok, no, se non è un casino, non capisco niente. Se no mi arrivano gli avvisi doppi e è un bordello qua. È un bordello, non si capisce nulla. Allora, comunque sono le 5 del mattino. Qua mi stanno già costruendo tutte le batterie. Ottimo. Dunque, una me l'hanno già costruita, va bene, adesso così si andrà anche subito a ricaricare. Posso farne una anche di qua, sinceramente, dato che ho già il posto belle che pronto. Qua la nostra Crystal sta minando come un'ossessa dello steel, fantastico, ottimo, ottimo. L'unica cosa è che qua mi sa che, no, può prendere ancora da qua, ok. Quindi una volta che ha finito questo 3x3, dobbiamo spostare la trivella. Cioè più che altro dobbiamo costruirla e dobbiamo ricostruirla da un'altra parte. Vabbè, senti, questo caccia me lo sto... Ok, boh, già seccato, via. Perfetto, perfetto. Allora, Jacopo, cosa mi stai facendo? Stai mangiando? Io vorrei, sinceramente, dare un po' un upgrade alla ricerca. Perché sto facendo le armi multicanna in modo da fare la minigun. Però devo dire... Naturalmente a Jacopo devo dare priorità alla ricerca, quindi gli andiamo a mettere uno e gli andiamo a mettere tre su Craft e su Tailor. Tanto abbiamo già Aurora che fa il Craft e fa il Tailor, così che almeno Jacopo si possa dedicare solo alla ricerca, perché quella è la cosa che ci interessa di più. Inizio ad avere un bel po' di roba, come vedete, Plasteel ne ho un fottio, ne ho 631. Crystal, seminarea, io direi che puoi finire anche di fare sta cavolo di scultura, che tanto ormai hai finito. Ok, così almeno le ho messo poi a fare anche quelle in legno. Le faccio fare solo quelle in legno, perché comunque il Plasteel preferisco tenermelo un po' da conto. Comunque qua abbiamo guadagnato un'altra bella scultura in plasteel, che comunque è molto bella. Qua è un po' buio, quindi devo aggiungergli anche un'altra luce. Direi che iniziamo a installare le sculture anche nelle camere, di modo da aumentare ancora di più, ragazzi, la bellezza delle camere. Poi ho bisogno che qualcuno mi vada a pulire
a pulire quale cose. Quindi stai trasportando Cloth, mangia Finmil, Chimp. Stai trasportando Finmil e mangi. Ok, mangia il tuo pasto, Chimp, e poi no, prima di fare quello, dai un attimo una pulita qua all'ospedale, perché se no qua le infezioni, ragazzi, arrivano a iosa. Vai, vai, Chimp, dai una bella rassettata a tutto. Ah, vedete che ho anche aumentato le dimensioni del magazzino dell'ospedale, perché se no non mi ci stava più niente, ragazzi, quindi ho dovuto ovviamente fargli aumentare le dimensioni. Ho dovuto mettere due refrigeratori perché sennò uno solo così grosso non bastava. Cimp, dai, su, vai a pulire un attimo qua, che cavolo, sei un po' più balle. Qua è pulito, pulisci anche qua, dai. Vai. Ok, e pulisci anche il sangue qua. Sennò è qua che ci rompe le scatole. Ok, adesso puoi andare a fare quello che vuoi, vai. Resting, ok, sì, perché sono le 20, quindi tra un po' è ora di andare a nanna. Allora, birre ne abbiamo 7, qua però ho tutte le botti piene. In realtà queste botti, sinceramente, le posso mettere qua dove ho il mosto, che secondo me facciamo prima. Ok, ah no, ho fatto build copy, va bene. Allora facciamo così, almeno le togliamo di qua e di qua guadagniamo un po' di spazio. Tanto qua ci stanno, per cui non è un problema. Le mettiamo di qua, ragazzi, così almeno hanno tutto qua, perché comunque il mosto lo conserviamo qua, per cui conviene che anche le botti sono qua, almeno fanno tutto direttamente lì. Tanto qua cuciniamo il mosto e poi comunque lo portano in riserva, quindi le botti conviene averle qua. Tanto adesso il magazzino è bello grosso, per cui non abbiamo davvero nessun tipo di problema. Va bene, va bene. Allora, Jacopo in teoria dovrebbe ricercare, no? Perché stai spostando? No, allora Jacopo non devi neanche spostare. È vero, aveva ancora l'aula attivo, glielo mettiamo a 3. Jacopo deve solo ed esclusivamente ricercare, ragazzi. Mi deve andare. Oh, bravo. Mi deve andare avanti veramente molto molto veloce con la ricerca. Poi io quasi 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 volevo costruire un altro tall cabinet. Francamente lo metterei qua. Solo che qua non mi ci sta, perché così aumento anche la velocità di queste cose. Allora facciamo così. Reinstallala qua. Ok, quando l'hanno fatto gli vado a mettere il tool cabinet lì. Bravi, perfetto, bravissimi. Allora, build copy e andiamola a mettere qua. Vai. Perfetto, mi richiede un po' di steel, ma fa niente. No, Paolette. No, Paolette. Mortacci tua. Vabbè, mo mi incendierà la birra. Vabbè, sti cavoli di birra, non è un casino. O qua non mi ci sta più la roba, ragazzi. Ho 113 pasti, ma abbiamo un fottio di materie prime. È un bel problema. Allora, facciamo ancora mosto, perché qua ne abbiamo veramente un casino. Anzi, diciamo di farlo per sempre, dai, così almeno andiamo un po' a svuotare qua la dispensa, perché sennò. Ok, Paoletta è uscita di testa, ma comunque vabbè, dovrebbe avere gli altri dietro. Se incendia qualcosa dovremmo. Ah, infatti, come incendia noi andiamo a stopparglielo, quindi va bene, va bene. Ok, è andato un generatore. Va bene, abbiamo del fuoco qua, che però Chimp ci sta già spegnendo. Bravo Chimp. Ok, dai Leia, vammi a finire sta cosa. Sta già costruendo, perfetto. Mancano un po' di steel, speriamo che poi di qua ne prenda ancora in realtà. Io inizierei comunque anche a metterne una qua. Ah, arena esplorata, giustamente. Quindi facciamo scava e andiamo a scavare quest'altro pezzo così. Almeno poi qua gli mettiamo già un'altra trivella per lo steel. Perché, visto che l'abbiamo trovato, potrei poi mettere anche una trivella qua in modo da vedere anche lì se c'è qualcosa di utile. E anche quello potrebbe non essere male. Qua uova fertili ne ho. Sì, ne ho due. Ok.
Egg Progress 78%, quindi tra un po', oltretutto, mi nasceranno altre galline che faranno a loro volta uova, che poi comunque possiamo anche rivendere. Quindi vabbè, dai, non abbiamo problemi. Qua le batterie le hanno fatte, si stanno già ricaricando questa pure, per cui a livello di batterie ne abbiamo parecchie in più. E mi ha fatto anche un'altra scultura, non è fantastica, però comunque la possiamo già, ad esempio, piazzare qua. Andiamo comunque già ad abbellire un po' le nostre stanze, che comunque non fa mai male. Bill Copy, ne mettiamo un'altra qua di queste, dai. Ok, oh, perfetto. Beh, dai, direi che la colonia sta andando bene, ragazzi. Stiamo andando molto bene anche nella ricerca delle armi multicanna con il nostro Jacopo che se ne sta occupando. Benissimo. Qua hanno costruito tutto. Sì, perfetto. Qua hanno costruito anche questo in modo che andiamo anche più veloci a fare eventualmente le sculture, nonché i blocchi questi qua. Quindi ci va benissimo, ragazzi, ci va veramente veramente bene. Componenti ne abbiamo 38, quindi dai, direi che per adesso un po' ne abbiamo. E a questo punto gli andiamo anche a fare un build copy qua. Vai, così qua recuperiamo altro steel. Dai, di steel adesso ne abbiamo anche parecchio. Io eventualmente chiamerei già una carovana, sinceramente. Chiamiamo una carovana, vediamo magari una carovana di armi. Perché ho un po' di armi da vendere, ne vorrei anche comprare qualcuna, francamente. Tra l'altro ho offerto un regalo, quindi mi sono aumentate le relazioni. Vedete che adesso chiamare la carovana costa la metà, 300 di silver anziché 600. Combat supply. Ok. Disconnetti, grazie. Quindi così che almeno tra un po' arriveranno anche loro, insomma. Un gruppo di viaggiatori. Ok, vediamoli. Vabbè, però non posso fare nulla con loro, quindi ce ne può fregare di meno, sinceramente. Io eventualmente qua, questo muro in granito, io vorrei provare a smantellarlo, ma non so cosa c'è qua dietro. Per cui facciamo una bella cosa. Salviamo. Salva. E smantella, ragazzi. Proviamoci. Cimp, che stai a fa? Stai a fumare un cannone. Appena finisci, vai. Smantella questo, dai. Oh, tutte le botti di birra le hanno spostate. Perfetto. Però mi sa che ho perso la birra che c'era dentro spostando. Avevo idea di sì, purtroppo. Purtroppo mi sa di sì. Allora, lei appena finisce. Bad temperature? Ah, perché vuol dire che qua è troppo freddo. Eh sì, cavolo. Ok. Effettivamente è troppo freddo. Quindi alziamo un po' questi. Ok, perché sennò qua. Beh, meno 26 gradi è veramente un po' troppo. Ah no, ok, non c'era nulla. Ah, perfetto, no? Pensavo ci fosse chissà che cosa. Invece no, allora qua possiamo andare avanti a sto punto espanderci col magazzino dei tessuti, perché sennò qua non mi ci sta più niente. Quindi espandiamo e via. Ok, sì, era troppo fredda. La temperatura qua di quanto deve essere? Ah no, da 7 a 32 gradi. E no, allora ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata perché non posso tenerle lì. Solo che non vorrei neanche metterle troppo lontane dal magazzino qua, sinceramente. Posso fare una cosa? Va bene, allora. Proviamo a far così, ragazzi. Facciamo, tac. Però qua viene un po' piccolo. Allora, no, aspetta, fai così. Allora, facciamo eventualmente un'altra cosa. Facciamo build copy. Allora, build copy. Slate wool. Ok, facciamo così. E facciamo a questo punto un magazzino così. Qua possiamo. Solo che di qua mi butta il caldo. Non so quanto mi butta di caldo. Vabbè, proviamoci. In teoria non dovrebbe comunque crearmi problemi. Se no, al massimo lo chiudo di qua. Dai, fa niente. Perché volevo praticamente fargli qua una porta in modo da farlo già così. Però, aspetta, perché io non lo farei proprio qua. Allora, perché?
Ah, no, perché infatti qua il punto di interazione. Mannaggia. No, allora mi sa che posso fargli forse solo la porta. Però così non mi piace, ragazzi. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Allora, niente. Facciamo un'altra roba. Va bene, le posso mettere qua. Che qua ho la riserva delle armi. Ci sono 14 gradi. Vabbè, comunque, in ogni caso, anche qua mi va bene. Dai, che così almeno non sto lì a. Qua c'è la riserva delle armi. Ma sti cavoli, anche se tanto non avrò mai così tante armi da riempirla tutta. Quindi per il momento mettiamole qua, dai. Poi al massimo vediamo. Dai, per il momento le metto qua. Ok. Reinstalla e mettile qua. Vai. Perfetto, perfetto. Ok. Cannoni quanti ne ho? 91. A voglia. Vai, no, le mettiamo lì perché se no ho paura che. Cioè non mi va di costruire. No, no, qua fai annulla. Ok, non decostruire niente. Qua devono scavare, ma lo faranno domattina. Beavers, carne. Ragazzi, un fottio di carne. Caccia. Prendi, perché questa è fresca. Ci abbiamo carne qua, ragazzi, da magnà per una vita. Ah, ok. Così almeno vedete, sì, mi si è svuotato un po' il magazzino. Va bene, va bene. Ok. Quindi qua li facciamo scavare. Di modo che almeno, ragazzi, riusciamo ad ampliare un po' questo magazzino qua dei tessuti, perché sennò qua non mi ci sta neanche più il tessuto. Lì intanto vedete che stanno massacrando tutti quanti. Allora facciamo un po' di pasti semplici intanto. Perfetto. Qua abbiamo carne di beavers, ragazzi, per una vita. Sono tutti qua, quindi li andiamo veramente, veramente a massacrare. Ok, le nostre birre me le ha già reinstallate, quindi qua in teoria dovrebbe essere a posto. Lei a cosa stai facendo? Raccoglie Hagrass. Chimp, scava Slate. Fai così, vieni qua a mettermi la birra a fermentare, dai, perché sennò impiega un fottio di tempo. Tanto c'è la nostra Paulette che pensa a scavare. Non è un problema. Chimp, tu vammi a fare la birra, vai a farmi anche questa, dai, così tiriamo via un po' di mosto che ne abbiamo un fottio, e vammi a fare anche questa, vai. Bon, poi fai quel cavolo che vuoi. Ok, prende latte da mucca. Abbiamo anche il latte delle mucche, naturalmente, dei mafali. Mamma mia, qua squid è scatenato. Guarda lì che roba. Ok, la ricerca l'abbiamo quasi finita. Io mando avanti un po' veloce perché volevo appunto finire la ricerca e mettere già a fare qualche arma multicanna. Qua nel crematorio vi faccio vedere, ho già messo il programma a bruciare cadavere. Possiamo anche volendo bruciare la droga e l'abbigliamento. Per adesso non ci interessa farlo nell'immediato. Per cui direi che al momento facciamo così. Ok, lei è finita nella trappola. Vabbè, sti cavoli. Non è un grande problema, dai. Riarma trappola. Vai. Sì, qua ogni tanto ci finisco dentro anch'io nelle mie trappole, ma non è così drammatica come cosa. Va bene, va bene. Allora, qua anche, sì, la potenza ce l'ha e tutto, quindi ok, devono solo andarla a fare, va bene. Poi l'andranno a fare. Oh, qua abbiamo finito, perfetto. Quindi direi di fare un altro pavimento. Vabbè, io lo farei sempre in legno, giusto perché se no cosa posso fare in sandstone? Va bene, facciamolo in sandstone, dai. Facciamolo in sandstone. Ok, qua il programma ce l'ha già. Sandstone block. Vai, fammene un po'. Qualcuno ha l'abbigliamento a brandelli. Ok, adesso poi vedremo di. Ah, però qua non ho materiali. Allora, aspetta, no, facciamolo. No, niente, facciamolo in slate. Pavimento, annulla. Fai così e fammelo. Posso farlo in slate? Sì, fammelo in slate, non è un gran problema. Vai, così qua rimettiamo a fare. Slate e vai. Bon, fammi un po' di blocchi di. Ok,
Slate, allora, doca l'abbigliamento a Brandelli. Che cos'è Brandelli? Questa di Davidstrand, in realtà, sì, Davidstrand ne ho. Quindi qua posso fargli una camicia. Ok, gli farò fare un'altra camicia, sempre l'indomani, magari ad Aurora, non appena si sveglia, le facciamo fare un'altra camicia, dai. Sì, birre non solo più tre, ma va bene, dai. Per adesso ci bastano, non ci occorre. Gioca a biliardo. Dovrei andare a mangiare, infatti vai a mangiare. Dopodiché, cara Aurora, mi vai a... No, vammi a fare i vestiti, dai, lo so, ti romperai le balle, ti incazzerai che ti ho tolto, diciamo, il divertimento, però mi serve che mi fai una bella camicia. Oh, Doc mi sta andando a fare le nostre cose, perfetto, adesso qua andiamo ad aumentare la riserva anche dei nostri vestiti, perfetto. Ok, benissimo, così almeno ne abbiamo un po'. Abbiamo un bel po' di posto per poter fare tutto quanto. O possiamo fare la minigun, fantastico. E andiamo a fare a questo punto pompa di scarica. Cosa serve? Pompa di terreno umido diventa lentamente secco. Va bene. Armi energia. Armi energetiche non sarebbe male. Sì, facciamo le armi a energia. Assolutamente sì. E qua finalmente dovremmo poterci fare un minigun. In teoria, make a minigun. Yes. Ok, facciamolo. Assolutamente sì, c'è un cargo pods, va bene. 20 componenti. Mecoiones. Va bene, Ken Fuel, lo prendiamo. Va bene, vediamo se riusciamo a farlo. Ah, mi scoccia tutti quei componenti. Vabbè, però deve anche arrivare la carovana, quindi comunque un po' di componenti probabilmente ce li darà anche la carovana, quindi vabbè, non è un grandissimo problema. Sta roba qua portatela via. Ok. Va bene, sì, dai, qua a mosto ne abbiamo un fottio. Il mosso ne abbiamo davvero davvero tanto. Io gli farei fare ancora un po' di botti, sapete? Combat supply, ok. Vai, facciamogli fare una bella sfilza di botti. Allora, ah, ecco, una cosa che mi avete detto, utilissima peraltro, di mettere qua in vario. Dovrebbe esserci la zona per la carovana, il trade spot, non so dove però, zona agricola, no, non so da dove si mette l'unica cosa, zona senza neve, fornitura, sleeping spot, no, no, scusate che lo devo trovare, l'unica cosa che lo devo trovare, divertimento, no, ah, qua non c'è, non so sinceramente dove sia. La trade zone, non lo so. Comunque li faccio avvicinare un po' perché se no mi vanno sempre lontani. Smonta, reclama, pianifica, strutture, crafting spot. Boh, non ho idea. Bed, animal. No, non lo so da dove si può settare, magari ditemelo nei commenti, ragazzi. Io comunque aspetto che si avvicinino, perché sennò mi vanno sempre a lasciare le robe lontanissime. Ok, qua già va meglio, andiamo a fare il trade. Ma mi sa che mi stanno andando di là. Caccia miseria, dove cavolo vanno queste? Ah, vanno qua, vabbè, dai, va bene anche qua, non è un problema. Componenti, vabbè, ne hanno solo due, li compriamo, medicine. Direi di no, sì, ce li fanno pagare un fottio, lo so, però sti cavoli, chi se ne frega. Tanto abbiamo un bel po' di roba da vendere, per cui vendiamogli questo, vendiamogli questo e gli vendiamo anche questo, che ce la pagano peraltro un casino. Hanno tanta roba, la Power Armor, che sarebbe figa, hanno il lanciafiamme, il
triple rocket launcher. E anche questo è bello, ma costa troppo. È vero che ne ho di soldi, perché ne ho. Però al momento costa un po' troppo. Ok, no, pensavo di avere io più armi da vendere. Effettivamente no. Però vabbè, dai, ci danno 392. Due componenti li abbiamo, ma sì, ci va anche bene così per il momento. Poi chiameremo eventualmente più avanti un'altra carovana. Qua in realtà la maglia 1 me l'aveva fatta. Non so bene chi se la sia messa, purtroppo. Vai a fare la camicia, va. Vanno a fare un'altra. Devo stare all'occhio con Aurora e vedere un po' dove me la va a portare. Più che altro perché se no se la fregano. Cioè il primo che passa se la frega e poi a noi ci inchiappetta. E non è una bella cosa. Questo cos'è? La minigun. Mamma, lavoro rimasto 1628, ragazzi. Porca miseria. A lei non manca tanto, mi spiace che la sto facendo lavorare di notte, Aurora. Vabbè, domani la farò riposare e fa niente. Fa niente, dai, domani la facciamo riposare un po'. Che adesso del resto avevo bisogno che mi facesse assolutamente sta cavolo di camicia. Quindi finiscimela, ti prego, che sei a 10 ormai. Ormai l'hai finita. Bravissima. Così adesso Doc. Ah, perché Doc, probabilmente allora Lolita se l'è già messa. Perché era lei che aveva. Sì, infatti superiore al 94%, perfetto. Quindi la nostra Kimmy, però anche lei uguale. Quindi questa Kimmy. Allora, sono le 5, però chi se frega, vatela mettere adesso perché sennò te la fregano. Quindi preferisco che se la metta lei. Perfetto. Ok, così almeno siamo a posto. Va bene, direi che qua sta andando molto bene, che in fuel ne abbiamo un fottino, ne abbiamo 735, quindi direi che andiamo alla grande. Qua mi devono costruire le botti. Vediamo se posso dare una tagliata a qualche albero qua, sì, assolutamente sì. Tagliamo queste, magari taglierei anche questi, almeno quelli già pronti per essere tagliati. Va bene, va bene. Qua c'è la carovana e ok. Questi vestiti purtroppo non me li comprano, ma non è un problema. Ah, poi avevo messo un altro radiofaro anche qua, perché se no non mi prendeva tutta la roba che avevo nella riserva, quindi ne ho costruito un altro. Così vi faccio vedere anche quello. E per il resto direi che siamo a posto. Qua le nuove batterie, vedo che comunque fanno un po' fatica a ricaricare, anche perché consumiamo tanto, questo del resto lo sappiamo. Potrei magari già mettere anche in costruzione un altro di questi. Perché così almeno in previsione dell'inverno, ragazzi, ce l'abbiamo. Ok, qua facciamo un'altra cosa così. Qua ne facciamo un'altra così. Ne facciamo un'altra così. Qua andiamo a mettergli la due porte. Ok. Ah, qua c'è già, ma c'è il pino, non lo vedevo. Okay. Perfetto, io glielo faccio già fare perché così vediamo comunque di metterlo in cantiere perché tanto impiegheranno sempre un bel po' e poi glielo faccio collegare magari qua a questo così almeno li colleghiamo un po' tutti assieme. Impiegheranno anche qua appunto un fottio di tempo, ma chi se ne frega tanto. Tempo ne abbiamo, non è un problema. Anche Aurora ha l'abbigliamento a brandelli. Fermati lì, fermati lì. Aurora, dove sei? Aurora. Questa a brandelli lei, la coppola, insomma. Vabbè, non è un problema. Allora, intanto fare un altro paio di camicie e poi facciamo qualche cappello. Vai su e vai su anche qua. Se vabbè, i capelli li facciamo in tutti i materiali, dai, chi se ne frega. Usiamo un po' anche delle altre cose, se no qua ragazzi riempio già anche questo pezzo qua di magazzino, quindi comunque mi conviene farlo anche negli altri materiali. Va bene, qua comunque poi lo andranno a fare. Servono 8 componenti. In realtà non so se li ho, perché avendoli
messi anche nel componenti, mi sa che adesso ne ho solo 15, perché qua mi sta facendo la minigun. Bene, va bene, va bene. Fammi la minigun e poi rimetteremo a fare anche le armor vest, perché comunque anche quelle ci servono. Ma qua ha scavato tutto la trivella? No, gliene manca ancora due pezzettini qua e poi questa la possiamo anche demolire perché tanto non ci servirà più. Va bene ragazzi, comunque dai, io direi che posso concludere qua questo gameplay dedicato a RimWorld. Ovviamente salviamo assolutamente la partita. Mi raccomando, forza quei like, non vi scordate perché come sapete sono importantissimi. Condividete naturalmente, commentate, continuate a darmi un sacco di consigli perché come vedete li sto piano piano mettendo in pratica tutti. Ah, tra l'altro un'altra cosa che mi avevate consigliato, scusate, non mi ricordo più chi era, di mettere altri dottori, questo è effettivamente vero perché così almeno se la nostra doc si dovesse ammalare ci sono altri che possono subito andare a curare anziché forzarli io che ovviamente impiegano più tempo, quindi quella gliela lasciamo a tutti come priorità. Quindi ragazzi, forza quei like, condividete, commentate e noi a questo punto da Rimor ci salutiamo e ci rivediamo nel prossimo gameplay. Ciao belli!